Clamoroso, ragazzi, questo sì che sarebbe un colpaccio clamoroso. Sembra che Tare abbia già raggiunto l'intesa con Torreira per consegnarlo a Sarri il prossimo anno. E se questo affare effettivamente dovesse andare in porto, sarebbe un colpo per me da 9 in pagella. Mi raccomando, prima di fare qualsiasi cosa, iscrivetevi con campanella click attivata, commentate con cosa ne pensate e lasciate anche un like, mi raccomando, fatelo, che è molto molto importante. Comunque l'affare non è fatto, c'è ancora distanza tra la Lazio e l'Arsenal, però diciamo che è una distanza secondo me colmabile, perché l'Arsenal chiede un pagamento magari anche rateizzato da fare in più momenti, 10 adesso, 10 milioni e 10 il prossimo anno, però comunque sicuri, mentre Lotito vuole il diritto di riscatto da esercitare eventualmente il prossimo anno. Quindi diciamo che c'è distanza soprattutto sulla formula più che sui soldi effettivamente da pagare eventualmente se la Lazio lo riscatterà, perché appunto la Lazio vuole avere il diritto di scegliere anche di non riscattare se farà male Torreira il prossimo anno. Però l'accordo col giocatore c'è già, quindi l'accordo col giocatore c'è, bisogna trovare ancora l'intesa coi Gunners. Comunque ragazzi, io credo che Torreira sarebbe, usiamo il condizionale, sarebbe il perfetto regista per Sarri, a parte Jorginho che è inarrivabile, anche perché credo che comunque il Chelsea non lo voglia cedere dopo la Super Champions che ha fatto e dopo l'Europeo comunque molto molto convincente che sta facendo in questo momento, non credo che se ne voglia privare. Però comunque, a parte Jorginho che è il top del top dei registi per Sarri, credo che Torreira sia perfetto, sia uno dei migliori, perché è uno che sì, sa rubare bene la palla agli avversari, sa andare duro, deciso negli interventi, ma sempre corretto, e non è uno fallosissimo, è uno che comunque ci va sempre deciso e non tira mai indietro la gamba. Però è uno che comunque c'ha pure una visione di gioco pazzesca, è uno che sa impostare, è uno che comunque con la palla tra i piedi sa che cosa fare, non è un Fabbro che picchia, che mena, che ruba palla e basta, è uno che comunque ha dei piedi educatissimi, e per me è veramente il mediano, il regista, il centrocampista centrale perfetto, il pilastro del centrocampo perfetto per Sarri, e veramente sarebbe un colpaccio da 9. Poi certo, comunque lo ripeto, l'affare non è chiuso, però se si chiude è veramente tanta tanta roba. Io mi ricordo che comunque quando si parlava di un possibile approdo di Jorginho al City, anche De Laurentiis ha trattato a lungo per Torreira con Ferrero, perché comunque Torreira viene spesso individuato giustamente secondo me come l'erede, come comunque un Jorginho 2.0, certo un po' meno forte perché Jorginho in questo momento è esploso, però magari anche Torreira in futuro potrà esplodere e potrà diventare come adesso è Jorginho. Io lo auguro, perché comunque Torreira è un professionista serio, all'Arsenal e all'Atletico, soprattutto all'Arsenal ha avuto diversi problemi, perché comunque l'ambientamento non è stato per niente facile e ha avuto problemi appunto di adattamento. Però credo che tornando in Italia, in una situazione climatica, familiare, tutto quanto più simile all'Uruguay, non sto scherzando perché l'ha detto lui stesso, lui stesso disse che comunque l'Inghilterra non gli piaceva perché è troppo distante dal Sud America a livello proprio culturale. Ecco, penso che tornando in Italia potrà veramente ritrovare il vecchio Torreira, perché il vecchio Torreira, quello della Samp, era un giocatore pazzesco che a me fece impazzire quell'anno. Il Torreira di Londra e di Madrid, ma così e così, però credo che con Sarri alla Lazio in Italia potrà veramente far bene, e vedremo un po' se l'affare si chiuderà. Però se si chiude è un affare da 9 in pagella, assicurato, fisso, ci metto il timbro. Comunque mi raccomando, prima di lasciarci, lasciate voi qui sotto un mi piace, commentate con cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. E se vi va, è così a buffo, condividete il link del video, il canale, con i vostri amici, parenti, parenti di amici, amici di parenti, fate come vi pare. Però se il video vi è piaciuto, aiutatemi in questo modo. Ciao ciao, ci vediamo ovviamente o dopo domani con nuovi video.